In pieno centro, ieri a San Pietroburgo, un'esplosione ha causato la morte di Vladlen Tatarsky, noto blogger militare corrispondente di guerra russo. Oltre 200 grammi di TNT erano nascosti dentro ad una statuetta che una ragazza aveva portato al blogger facendola sembrare un regalo. L'esplosione ha causato il ferimento di circa 30 persone. La giovane di 26 anni russa è stata arrestata con l'accusa di omicidio. Un sito web riporta che l'esplosione è avvenuta in un caffè che un tempo era appartenuto a Evgen Priotkin, soprannominato lo chef di Putin, capogruppo Wagner. Vladlen Tatarsky, pseudonimo di Maxim Fomin, era seguitissimo sui social, aveva più di 560.000 follower su Telegram, era tra le centinaia di partecipanti alla sontuosa cerimonia organizzata dal Cremlino a settembre per proclamare l'annessione russa di 4 regioni parzialmente occupate dell'Ucraina. Era famoso per le sue critiche alle forze armate russe ogni qualvolta si verificavano insuccessi sul campo di battaglia. Un anno fa, in un post aveva scritto: fino a quando non scopriremo il nome di questo genio militare che ha posizionato il battaglione tattico vicino al fiume e lui non risponde pubblicamente di questo, non ci saranno riforme nell'esercito. In un altro post del maggio 22 aveva denunciato la sconfitta russa nella traversata fallita del fiume Seveski. Il Ministero degli Esteri russo ha reso omaggio a blogger scagliandosi contro i governi occidentali per non aver reagito all'attacco.